Oggi abbiamo con noi Pierpaolo Corso, ideatore ed anima principale del blog novabè.com. Ciao Pierpaolo, benvenuto qui sul podcast di Esattamente Esatta. Grazie per l'invito e complimenti per il nome del podcast. Uno se lo ricorda subito praticamente. Mi piace il gioco di parole. Complimenti anche per la scritta Do Good Things che hai alle spalle. Molto figo. Bene, prima di raccontarci chi sei, vorrei partire da ciò che ha originato tutto, la tua voglia di far ridere le persone. Una prerogativa che hai dalla nascita. Raccontami però la prima esperienza che hai avuto da bambino quando ti sei accorto di poter far ridere le persone. Ma guarda, la prima esperienza è stata ovviamente a scuola, durante le scuole medie, diciamo così. Non avendo altro modo di intrattenimento con gli altri ragazzi, diciamo, perché comunque venivo da una situazione familiare ed economica molto, molto disastrata. E quindi quando andavo a scuola ero il classico che magari andava lì e non aveva mai la tuta nuova, non aveva mai il diario nuovo e tutte queste robe qui. Quindi dovevo trovare un modo per, anche se poi l'ho fatto inconscientemente a quei tempi, non era tutto così ragionato come cosa, lo scopro solo oggi come mai mi sono comportato così. Devo trovare un modo per interagire e impreziosire la mia figura all'interno del nucleo della classe, cioè per rendermi un personaggio, per rendermi qualcuno che comunque le persone avessero bisogno di ascoltare anche, no? A dire sì, dai, vieni con noi in gruppo. Magari non parteciperai in altri modi, ma ci fai ridere, ci fai tanto ridere. E questa è una cosa che mi ha sempre poi accompagnato, nella vita. Fortunatamente, quando devo pensare a delle battute, a scherzare, quando non devo prendermi sul serio, sono bravissimo. E quindi questa cosa mi ha accompagnato tantissimo e col tempo ho scoperto che poteva diventare tranquillamente una professione, diciamo così, molto col tempo. Bene, adesso che hai parlato della tua infanzia ai tempi scolastici, ci puoi raccontare cosa sei, cosa fai e chi sei ora? Allora, adesso dopo molti anni di gavetta, ho fatto praticamente qualsiasi lavoro, mi sono anche ritirato così, da scuola al terzo superiore, quindi comunque ho fatto un percorso davvero originale, diciamo così. Adesso sono quello che sarei sempre voluto essere, ovvero io mi definisco un menestrello 2.0, ovvero un raccontastorie, cioè fino ad ora ho lavorato per le altre aziende come consulente. Ci lavoro tuttora, nel senso quando serve intervengo. Però adesso sono diventato quello che volevo essere, quindi il menestrello 2.0, un raccontastorie, una persona che comunque prende storie dal mondo, che sappiano, come dice lo slogan del mio blog, divertire, stupire o ispirare e le divulga. Perché? Perché sono convinto che a volte un discorso di un'ora non è efficace come conoscere una storia, perché una storia e alla possibilità di essere affiancata alla storia di chi ti ascolta. Magari qualcuno legge la storia di un personaggio nel mondo e dice anche a me è successo questo, quindi si ci sente vicino e da lì può trarre degli insegnamenti, può avere delle risposte a delle domande che ancora magari non si era fatto. E questo per me ha un potenziale enorme e quando ho visto che le persone hanno molto bisogno di questo, io stesso sono uno che campa di curiosità, quindi e quando ho visto questo ho detto perché non trasformare questa cosa non in una professione, ma in una missione più che altro, perché comunque no, vabbè, non è partito proprio come per dire devo fare un blog da far soldi e fare mezzo milione di visite al mese. No, è partito da voglio comunicare, voglio ispirare e da lì in poi è partita questa idea. Poi fortunatamente, grazie alle conoscenze tecniche del settore, sono riuscito a creare un blog che riesce in un certo senso a monetizzare. Questo ha fatto di tutto questo discorso diciamo la mia passione principale, ne è scaturito da tutto ciò che ad oggi mi dedico quasi esclusivamente a novabè.com e sono molto felice di questo. Ho letto proprio nella tua bio che il blog novabè.com è nato un po' per caso. Ti racconti com'è nato? Allora, a me è sempre piaciuto fare blogging. Prima di Novabè ho avuto un altro sito abbastanza celebre ai tempi, che era TheWeavingVision.com, dove parlavo di musica gratuita. Però da lì in poi ho detto, ma faccio blog e all'inizio avevo un sito chiamato proprio col mio nome e cognome, quindi Pierpaolo Corso, volevo fare un'attività di personal branding, qualcosa del genere, cosa che poi non è mai
non dico riuscita, non ci ho mai creduto abbastanza. Ad un certo punto conosco la mia attuale compagna e lei diceva sempre, quando si stupiva di qualcosa che le raccontavo, diceva sempre no, vabbè, aveva sempre questo modo, questo no, vabbè in bocca. E da lì mi sono detto, vedi, no, vabbè, è un modo di dire. È il modo di dire di chi si stupisce ed è il nome perfetto per un sito. Sono andata a cercarlo e ho visto che comunque i domini e tutto erano disponibili, ho detto vada per no, vabbè. La figata è che non è neanche, tra virgolette, registrabile, perché poi è un modo di dire, quindi è un po' come se uno volesse registrare il nome sì, non sarebbe unico, no? E quindi ho detto, va bene, è un'idea libera, è un'idea che può appartenere a tutti, perché no? Buttiamoci e da lì in poi è nato, no, vabbè, con i suoi primi articoli, che oggi sono più di 1850, se non erro, ho scritto articoli fino ad ora. Contenuti, diciamo così, io li chiamo contenuti perché articoli già è roba da giornalista e quando mi danno del giornalista non gradisco molto, A per rispetto ai giornalisti perché comunque hanno un percorso di studi dietro che comunque io non ho e B perché poi non mi ci sento giornalista, quindi non mi sento più un divulgatore di contenuti, mi va bene questa definizione. Interessante notare come da un fatto arrivato per caso poi possano nascere altre esperienze, alcune sentimentali, altre proprio come dicevi te, di carattere lavorativo. Parlando proprio di questo ultimo fattore, quanto tempo dedichi al tuo blog ogni giorno? Questa è una bellissima domanda. Allora, dato che il tuo podcast ho visto che parla anche appunto di PNL, preparazione, tutte queste robe qui, no? Io ho fatto anche diversi corsi di PNL. Questa è un'ottima domanda perché apre le porte alla risposta che, alla domanda che ognuno si fa quando si scoraggia, ovvero quando arriverò a raggiungere il mio obiettivo. Secondo me si arriva a raggiungere il proprio obiettivo quando si lavora su un progetto per come ci ho lavorato io, ovvero senza tener conto del tempo dedicatogli. Cioè, attualmente io a Nova Baby dedico anche dalle 6 alle 8 ore al giorno, ma l'ho sempre fatto anche in mesi dove il guadagno a fine mese era di 1,50 euro. E questo è una cosa che magari spaventa, dici, ma per cosa lo stai facendo? Lo fai per costruire qualcosa di più grande. Quando si insegue un sogno, in realtà è facile capire quale sia il proprio sogno. Molti fanno dei lavori, come si dice, psicologici, sta lì a concentrarsi, a dire qual è la mia vera passione. La vera passione è quella che quando ce l'hai, quando comunque hai la possibilità di praticarla, non ti preoccupi di nient'altro, del guadagno, del successo, o di altro. È tutto lì il segreto. Mo, conosco molte persone che hanno provato a monetizzare con il proprio sito web, anche facendo un lavoro simile, e non ci sono mai riusciti per questo, perché comunque secondo me si può comunicare in due modi, o essendo dei grandissimi maestri di marketing, o parlando con il proprio cuore e rivolgendosi al cuore altrui. Ecco, adesso sembra un po' Barbara D'Urso, però non, diciamo, il concetto è più o meno quello, parlando di cuore. Quindi sì, attualmente dalle 6 alle 8 ore, prima anche di più, mi Hai dedicavo, no, vabbè. una maniera particolare per organizzare la tua giornata? Sì, ho una maniera molto particolare, diciamo quasi ripetitiva in un certo senso, perché poi ogni giorno è quasi lo stesso. La mia giornata incomincia così, mi alzo molto tardi la mattina, questo lo devo dire perché purtroppo già è una realtà, quindi non sono il classico che si alza alle 7 di mattina. Una volta in piedi mi controllo le notizie del giorno, le mie risorse, diciamo così, e seleziono le notizie che comunque mi fanno veramente più ridere, che credo siano veramente appartengono a Nova Bene, notizie che mi ispirano anche a discorsi più grandi, e da lì in poi incomincio a scrivere. Quindi fino al pomeriggio, fino alle 6, 6 e mezza pubblico, da lì in poi invece mi dedico sempre ai social, dalle 6 e mezza alle 7 e mezza, 8. Cosa importantissima, la sera dopo le 8 e mezza, 9 si stacca completamente. Il cellulare va in modalità aereo e chi scrive scrive. Frega poco, quello per riuscire a mantenere poi anche il contatto con la realtà, cioè, anche se non manca mai, però è fondamentale. Quindi sì, e poi per il resto non è organizzata da dire, da avere degli orari fissi. Io faccio delle cose in modo fisso, ma non le faccio in orari precisi. Cioè, ad esempio, le persone si stupiscono del fatto che ci sono giorni che mangio all'1 e giorni che comunque pranzo alle 4 e mezza.
Dipende, il momento è quello. Se c'è l'articolo buono da scrivere, se mi sta entusiasmando farlo, bisogna seguirlo. È così. È un po' come la passione in amore, no? Quando ti viene voglia di fare l'amore da qualche parte, lo devi fare lì dove ti trovi. Non puoi dire, ah, guarda, ho voglia, me la conservo perché fra 48 ore potremo consumare. Quindi è un po' così. Io paragono sempre le due cose perché secondo me la passione, l'unico sentimento a cui può essere associabile è proprio l'amore. Per tua stessa ammissione non sei No, stato uno studente modello. L'unica materia in assolutamente cui, spaccavi era l'italiano. Riuscivi ad sì, essere il vero. primo della classe quando c'era da fare un tema. Raccontaci un Sì. po' come facevi a svolgere questo tema. Ah, bellissima domanda, grazie della domanda. Non mi è mai stata fatta ed è bellissima. Allora, molto semplice, perché nonostante fossi circondato da. Anzi, pervaso da reazioni esagerate per nascondere poi il mio disagio in mezzo agli altri, no? Perché comunque non mi sentivo, non dico uguale, ma non mi sentivo parte integrante del gruppo. Il mio trucco è sempre stato immaginarmi su un palco o immaginarmi davanti a un microfono. Diciamo, sono figlio d'arte in un certo senso. Cioè, mio padre per un lungo periodo della sua vita ha lavorato come presentatore radiofonico. E allora mi ha sempre affascinato l'immagine di lui davanti al microfono che parla e mi ha sempre affascinato il fatto che ci fossero centinaia di persone che in quel momento lo ascoltavano. Quindi per fare un tema cosa immaginavo? Immaginavo di essere davanti al microfono in diretta e in diretta non puoi sbagliare. E quindi la voglia di affascinare e la sicurezza acquisita attraverso l'immaginazione di dire, Pier, tocca a te in questo momento. Ti hanno chiesto cosa ne pensi sulla traccia, che ne so, l'inquinamento nei tempi moderni, e adesso devi cominciare nella maniera più plateale, più figa del mondo. E quindi scrivevo sempre il tema, mai in brutta copia, non utilizzavo mai la brutta copia. Quando scrivevo, e ancora oggi purtroppo ho questo, diciamo, vizio, quando scrivo un articolo di 9B, molti mi dicono, Pier, hai fatto un errore grammaticale. Lo so, me ne scuso, ma non rileggo mai quello che scrivo. So che magari è una cosa che dico, oddio, orrore, però è così. Quindi il mio trucco era crederci fino in fondo. Quando facevo un tema lì non mi poteva fregare nessuno, perché il tema richiede l'abilità di raccontare qualcosa. Non è un'abilità matematica, non devi aver studiato, devi solo aver letto, che è diverso dall'aver studiato, devi solo esserti incuriosito. In matematica, ad esempio, non potevo fare una roba così. In matematica o la studi, sono quelle le cose. Tutte le altre materie, invece l'italiano no. L'italiano, secondo me, è la materia più accessibile al mondo che ci sia. Chi va male in italiano, esclusa la grammatica, diciamo, nei temi, per me ha un serio problema di comunicazione che io curerei tantissimo nelle scuole, proprio in quella fase, in modo che quando cresce abbia la possibilità di comunicare in modo migliore e di vivere sicuramente una vita migliore, perché saper comunicare aiuta tantissimo appunto a vivere e ascoltare gli altri, ecco. Direi che questa strategia che tu hai adottato da studente poi si è rivelata un'ottima base per scrivere un libro da grande. Tu cosa ne Sì, dici? assolutamente sì, assolutamente sì. Non l'avrei mai detto che avrei scritto un libro. Se il Pierpaolo 14enne avessi immaginato il Pierpaolo 33enne che scrive un libro, sarebbe stato, credo, una delle fantasie più proibite che potevo permettermi all'epoca. Però fortunatamente la tecnologia viaggia alla velocità della luce e le idee anche, e alla fine superando quella vergogna da dire no, ma chi sono io per scrivere un libro? Sono io, semplicemente, non è una questione di vanto. Io all'inizio dicevo, ma dai, chi lo compra un libro di Pierpaolo Corso? E poi ho capito che le cose vanno fatte all'infuori delle azioni altrui. Cioè è un po' come fare del bene, no? Quando uno dice faccio del bene, ma mi ringrazieranno? Tu fallo. Scrivo un libro, ma lo leggeranno? Tu scrivilo. Intanto si produce, intanto si comunica. A volte si dimentica il fatto che le persone non cercano solo celebrità, cercano anche tranquillità, normalità. E un libro scritto da una persona qualunque può essere un buon prodotto di normalità, chiamiamolo così. Bene, tu hai un sistema per farti vedere sui social media? Allora, sì, ma è abbastanza complesso perché purtroppo sono un permaloso veramente, veramente esagerato. Cioè, il mio carattere non sarebbe proprio da social media.
diciamo così, perché è una permalosità esagerata, non riesco a volte a non rispondere alle offese, a tutte queste robe qua. Il mio sistema è raccontarmi sempre per quello che sono, cercando di utilizzare meno effetti possibili. Ti faccio un esempio, se si va sul mio canale YouTube, ad esempio, i miei video, vedrai video che hanno meno tagli possibili, meno effetti. Io cerco di non usare le tecniche che conosco e che consiglio a quelli che sono stati i miei clienti quando fanno un video, no? Di solito dico, fallo in questo modo, mettici una bella intro, questo tipo di tagli, questi tipo di particolari, ma io non li uso. Quindi cerco di promuovere la semplicità e cerco di promuovere il rapporto proprio personale, cerco di far sì che quando uno segue un mi segue sul social, è come se mi avesse come amico lì accanto, quindi anche se mi viene quella battuta, perdonami il francesismo, ma di merda, oppure quella battuta che nessuno comprenderà mai, la faccio lo stesso, non faccio molto caso al fatto che sto comunicando sul social, anche perché poi le persone, anzi molti ragazzi quando studiano marketing, studiano una sorta di galateo delle regole su come comportarsi sul web. Di fatto è un galateo che se lo si segue tutto snatura completamente la persona che sta producendo il video, perché si cerca di seguire più caratteri e qui rientra il detto avere un piede in più scarpe. Invece no, bisogna dare sfogo alla persona, al proprio personaggio e parlare in modo tranquillo, senza avere troppi effetti e troppe cose. È il contenuto che conta. Quindi cerco sempre di concentrarmi esclusivamente sul contenuto e di non aver paura di non ricevere mi piace, cosa che accade spesso e volentieri, ma non mi frega più di tanto, perché sono convinto che quel contenuto oggi può non aver fatto nulla, fra 4 anni diventerà qualcosa di molto più alto. Bene, hai parlato di futuro e io voglio farti fare un viaggio nel futuro e Grazie. voglio sapere cosa starà facendo Pierpaolo fra 5 anni. Allora, l'augurio nel mio futuro è che tutto continui ad andare un po' come sta andando adesso, solo che cresca nei volumi. Ti dico, ci sono stati mesi dove Novabear ha raccolto anche 500.000 di visitatori unici sul blog, quindi sono cifre veramente altissime per una persona che comunque gestisce completamente da solo. Io, cioè, non ho aiuti dalla parte tecnica, grafica, costruzione, contenuti, promozione, è un prodotto che mando avanti solo io. Come mi vedo fra 5 anni? Sì, come dicevo prima, con i volumi più ampi e ultimamente ho avviato anche un'iniziativa dove trasformo le condivisioni in donazioni, quindi mi vedo come una persona che spero di donare migliaia di euro al mese di donazione delle associazioni, spero di divulgare molto di più dal vivo, mi piacerebbe comunque ricevere qualche proposta così, per fare qualche monologo nelle scuole, nei centri culturali. Da qualsiasi parte ci sono persone che abbiano voglia di ascoltare e mi piacerebbe che Novabè diventasse un po' la Wikipedia delle curiosità. So che sto esagerando, però ce ne saranno sicuramente molti altri siti che potrebbero arrivare a questo traguardo anche in molto meno tempo, basta metterci 20 persone che ci lavorano dietro e il gioco è fatto. Però mi piacerebbe questo, che diventi, ripeto, una specie di Wikipedia delle curiosità scritte solo da una persona, perché poi il bello di Novabè è quello, cioè tutti possiamo scrivere che ne so, che la curiosità del giorno, siamo tutti bravi a scriverla. Quello che io faccio con Novabè, che cerco comunque di instaurare, è mettere delle riflessioni particolari all'interno degli stessi articoli. Se parlo, ad esempio, l'altro giorno ho pubblicato un articolo su un frate che si chiamava Frate Satana, soprannominato Frate Satana, una storia bruttissima di un frate francescano diventato poi diciamo così, leader di un campo di concentramento. All'interno ci ho messo anche una riflessione su cosa significhi portare una tunica o meno, quindi è questo il mio messaggio. Fra 5 anni mi auguro di essere questo, di essere una persona che ha scritto 5 libri e di essere una persona con cui si parla molto gradevolmente. Di non essere ricco, ricco sfondato, perché sinceramente non mi frega nulla di questa cosa. Ho sempre pensato che ho avuto questa energia di creare e di continuare a creare, questa energia scaturita da una condizione mia di vita, e sinceramente ho sempre pensato che questa
se l'energia debba rimanere tale, come tale debba rimanere la condizione di vita. Certo, magari mi piacerebbe stare un po' più tranquillo economicamente, ma a chi non piacerebbe quel tipo di discorso? Quindi sì, fra 5 anni mi vedo esattamente così. Magari con un figlio, quello poi è un argomento a parte, si vedrà se arriverà. E se arriverà, si vedrà se avrà voglia di ascoltare tutte queste parole da un padre prolisso. Questo è quanto. Bene, allora è arrivato il momento di salutarci nel farlo, però voglio ringraziarti per essere stato qui per questa chiacchierata e ti auguro chiaramente di raggiungere l'obiettivo che ti sei prefisso. In bocca al lupo per il futuro e magari risentiamoci a presto. Grazie per in bocca al lupo, mi auguro anch'io di raggiungere questo obiettivo e ultimo consiglio per chi vuole raggiungere i propri obiettivi, anche se l'obiettivo è fra 5 anni, facciamo sempre caso a cosa abbiamo adesso. Se io dovessi pensare al fatto che da piccolo, cioè nel senso se io da piccolo pensavo che all'età che ho sarei arrivato ad avere un lavoro che mi sono inventato e dal quale guadagno completamente da solo in modo indipendente e non ho più un capo che mi dice cosa fare, non ci avrei mai creduto. Ma ci sono arrivato non sperando a questo, ma seguendo le mie passioni. Quindi abbiamo sì dei sogni e mettiamoli da qui a 5 anni, ma godiamoci il percorso perché probabilmente sarà la cosa più bella di cui si possa godere nella vita. Perché poi gli obiettivi arrivi, li prendi e ti passa anche un po' la magia di esserci arrivato. Quindi mi godo tutto questo. Ti ringrazio per avermi ospitato nel tuo podcast. Spero che le mie parole siano state un po' un seme per far crescere qualcosa e approfondirlo. E spero anch'io di risentirti molto presto. Ok, ciao allora. Ciao e grazie ancora. Un abbraccio a tutti.